Ciao a tutti amici, sono il Custo e rieccoci con la nostra serie Indiana. Oh, Indiana! In questa puntata vorrei iniziare a liberare un po' i nostri vicini, quindi Bhutan, Nepal, Sri Lanka. Vorrei renderli un attimo indipendenti. Gli sto dando un sacco di armi, un sacco di supporto diplomatico. Bhutan e Nepal sono al massimo, se non sbaglio. Infatti 100-100, Sri Lanka 75, quindi lo faccio subito, politica elite for Sri Lanka. Poi i focus li facciamo dopo questo, vi direi iniziamo dal Bhutan, poi Nepal e poi Ceylon, perché così, preferisco io così. Non c'è una vera e propria ragione, tranne che tipo il Bhutan e il Nepal sono un po' più dentro la nostra cerchia di influenza, perché sono proprio bloccati da noi, non hanno sbocco sul mare. Lo Sri Lanka è un'isola e quindi sono un po' più indipendenti secondo me. Poi dopo aver fatto ciò vorrei magari anche riprendermi questi porti controllati adesso da francesi e portoghesi, però non facciano storie e che me li concedano subito. Ho messo già mezzo esercito su uno e mezzo esercito sull'altro. Ah, sia Leningrado che Stalingrado sono caduti. Già. E anche Mosca. Ora sono rimaste solo le mini città all'est. Sevastopoli, anche quella secondo me tra poco cade. In Europa come siamo messi? Riescono a prendere sta Corsica? E sta Italia? Non penso. Devo dare l'aiuto a qualcuno. Diamolo ai sovietici. Appena 100 di political power gli mando l'attaché. Non so se gli dà un grande vantaggio l'attaché, però io glielo do per sicurezza. Manufacturing plants fatto. The Bhutanese revolt. E andiamo. 35 giorni e poi spero diventino subito indipendenti. Magari un po' di political power me lo tengo in caso ci sia qualche decisione, qualcosa di particolare da fare. Stavo un attimo leggendo e ho visto che push even further è un'ottima decisione. Ci toglie il sistema di caste e quindi ci darà daily political power meno 0,05, quindi non ci toglierà political power. Poi, recruitable population più 5%, stability 10, research speed più 5, che è ottimo. Costa 300, però è comunque ottimo. The Bhutanese Revolt. Details. Non so se ha fatto qualcosa di particolare, però facciamo di Nepalese Insurgency. Sono diventati indipendenti. L'hanno fatto istantaneamente. Con 150 political power possiamo farli diventare un nostro vassallo. Union of the Red Dragon. Ma che nome è? Anche il Nepal diventa comunista sotto i nostri occhi. Questi non hanno così una grande opinione di noi. Guardiamo, ce lo fa. Sì, ce lo fa comunque fare diventare un puppet buono. E ora tocca allo Sri Lanka. Dov'è? Ceylon Emergency. Ah, devono essere nella nostra fazione però. Ok, quindi noi adesso li abbiamo fatti diventare indipendenti. Poi ci creiamo la nostra fazione, a new movement. Poi facciamo Bind South Asia Closer. Così poi possiamo invitare, cioè così poi possiamo fare diventare dei puppet. Ottimo. Intanto mi sa che mi conviene fare una cosa. Andiamo assieme all'Unione Sovietica adesso, almeno per adesso, così possiamo aiutarli a sconfiggere la Germania. Perché ho paura che l'Unione Sovietica perda, perché sono agli sgoccioli. Ah, hanno già cambiato nome, Hindenburg, Ludendorff. Ah, come vai passato? Sono indipendenti? No. Mi hanno fatto sprecare del tempo. L'hanno bypassato. Ma ora il focus come faccio? Vabbè, chi se ne frega. Ok, the remaining ports. Sono davvero molto deluso dai giapponesi in questo momento. Posso entrare negli alleati così sfascio i giapponesi?
Suicide Infection, no, non ce lo fa fare. Sono sbarcati in Olanda e anche in Belgio. Hanno preso Amsterdam e è capitolato il Reichskommissariat Niederlande. Spero riescano ad avanzare, visto che sono stati buttati via dalla penisola italiana. E niente, facciamo Operation Coil. Oppure no, facciamo prima questo con Goa. Mandiamo per sicurezza tutte le truppe qua. Ho appena notato una cosa stupida. Ci sono i cinesi che sono in guerra contro gli alleati. Ci sono gli alleati che sono in guerra contro i cinesi, contro i giapponesi e contro i tedeschi. Ci sono i tedeschi che sono in guerra contro i sovietici e contro gli alleati. Perché tutta sta guerra? Perché? Che poi le perdete tutti tranne i tedeschi. Evidentemente. Non ha senso come cosa. Basta, dai. Metteranno un sacco a finire queste guerre, mi rallentano il gioco. Allora, l'operazione Virkshadip è iniziata e possiamo escalare la guerra di confine. Rifacciamolo subito. Dai, sì, la vinciamo. La vinciamo, sì. Una divisione è già stata fatta capitolare. A posto. A posto, ci siamo presi Goa. E abbiamo finalmente anche le bombe nucleari. Allora, in teoria, la campagna con l'India è finita. Abbiamo il tutto, le nuke. Abbiamo l'indipendenza, abbiamo il comunismo, che dovrebbero essere 3 e non 2. Però sono contento. Tra un giorno c'è l'Operation Coil. Hanno detto di sì? A posto, hanno detto di sì. Sono contento, ci siamo presi tutta l'India. Così almeno posso concludere l'episodio in pace. Abbiamo completato tutto quanto. Siamo completamente indipendenti. Abbiamo tutta l'India, non abbiamo più le colonie estere. E abbiamo le nukes. Siamo proprio una potenza nucleare. Abbiamo dei reattori? Non ancora, però quasi. Quasi, tra poco, il 6 febbraio. Magari facciamo anche il primo reattore. Ora abbiamo un esercito un po' importante. 74 divisioni sono messe bene. I Space Marines sono ottimi. Questi sono, vi faccio vedere cosa sono. Sono questi. Sono divisioni di difesa. Niente di particolare. Ok, entriamo nel Comintern e diamo una mano. Ask to join faction. Ok, siamo dentro. Perfetto. Voi andate qua a dare una mano alla Soviet Union, alla cara e vecchia Soviet Union. E niente, noi ci vediamo al prossimo episodio. Intanto faccio arrivare tutte le truppe in Soviet Union. Entro in guerra appena arrivano tutte, perché non voglio farmene affondare dai tedeschi. Quindi noi ci vediamo alla prossima e bella.